Io e Elisa siamo davvero non solo delle amiche, ma ormai siamo diventate quasi delle sorelle. Abbiamo condiviso tantissime esperienze e sono più di 10 anni che lavoriamo insieme. Abbiamo iniziato con la squadra junior perché abbiamo avuto questa fortuna di rappresentare la Regione Lazio e che poi è andata a rappresentare l'Italia appunto all'estero insieme con la squadra junior. E poi a 14 anni siamo state convocate nel Centro Tecnico Federale di Desio con la squadra senior. Quindi è stata una vita trascorsa insieme tra allenamenti e momenti al di fuori, ma sempre molto unite. Assolutamente sì, ho trascorso sicuramente più tempo con Elisa che con loro perché sono stata fino a 14 anni a casa, ma poi mi sono dovuta trasferire a Desio. E sicuramente il tempo che ho trascorso con Elisa è stato maggiore perché oltre a condividere, come ho detto prima, momenti al di fuori, ho trascorso anche l'intera giornata di allenamento. E è proprio per questo che credo che si sia instaurato con Elisa un legame più profondo di una semplice amicizia e ci sia davvero molta complicità tra di noi. Immagino. Ho un bellissimo rapporto con la mia famiglia nonostante la distanza e ho avuto la fortuna di essere seguita moltissimo anche quando all'età di soli 14 anni mi sono trasferita perché inizialmente lasciare la famiglia, gli affetti familiari, la propria città è stato un po' difficile. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi è stata accanto, che il più possibile è stata presente, che mi veniva comunque a trovare a Desio, quindi molto lontano nonostante i suoi impegni, quindi non mi sono mai sentita sola. Quindi sicuramente ha aiutato moltissimo il loro appoggio e anche nelle mie scelte. Probabilmente non sarei arrivata dove sono arrivata se non avessi avuto il loro appoggio. Probabilmente non per tutte è stato così, però con il fatto che comunque ho cominciato a lavorare con Emanuela all'età di 14 anni, in alcuni momenti è stata un po' la mia seconda mamma, nel senso ha dovuto un po' sostituire quello che a noi mancava, quindi abbiamo avuto il suo affetto, abbiamo avuto il suo appoggio in palestra e poi ovviamente Emanuela è un'allenatrice molto, molto professionale, quindi sa come gestire il suo comportamento con noi, quando essere severa e avere un atteggiamento più ovviamente da allenatrice, quando invece essere più vicina a noi dal punto di vista emotivo e psicologico. E, è vero, visto da fuori sicuramente la ginnastica ritmica può sembrare un balletto, un qualcosa insomma di leggero, armonioso, divertente. È vero che dietro ci sono molte, molte ore di lavoro, molti sacrifici. È un lavoro davvero duro. Inizialmente ovviamente abbiamo iniziato per passione perché la ginnastica era la nostra passione, ci piaceva esprimere il nostro stato d'animo e noi stessi attraverso gli esercizi e il movimento del corpo. E poi sicuramente con il passare degli anni, quando anche abbiamo avuto l'appoggio dell'Aeronautica Militare nel 2007, quando sono cominciati ad arrivare i primi risultati, ci siamo resi conto che comunque stava un po' diventando il nostro lavoro, ecco, anche perché ci prende praticamente l'intera giornata e finirà sicuramente presto perché è uno sport che purtroppo termina molto giovani, però adesso riempie la nostra giornata, quindi è diventato un po' il nostro lavoro.